Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Arriva in anticipo il bollettino quotidiano dell'unità di crisi della protezione civile della Regione Campania sui positivi Covid del giorno. I nuovi casi sono 968, di cui 65 identificati da test antigenici rapidi, con 835 asintomatici e 68 sintomatici, che si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. I tamponi del giorno sono 15.343, di cui 1.302 antigenici, per un totale positivi pari a 209.482, di cui 306 antigenici. I deceduti invece sono 42, 17 nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata di ieri, per un totale deceduti che sale a 3.471. Il totale guariti è 1.940 per un totale di 135.145. Ricordiamo anche l'importante report posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 100. I posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.448 tra posti letto Covid di offerta pubblica e offerta privata. Preoccupano particolarmente al governo italiano i ritardi delle consegne dei nuovi vaccini Pfizer contro il Covid. Lo stesso infatti ha attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica in caso di inadempienza e soprattutto le possibili azioni da intraprendere a tutela degli interessi del Paese e dei cittadini. Lo stato di emergenza ha investito infatti tutte le regioni. Oggi sono arrivate in Italia le ultime dosi di vaccini del carico settimanale, circa 330.000. Complessivamente questo lotto, come già annunciato, è privo del 29% delle dosi previste da contratto. L'idea è la ridistribuzione generale, in modo che nessuna regione resti priva, in particolar modo delle dosi per i richiami. Il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, annuncia azioni legali concordate nei confronti di Pfizer per il taglio e ritardo nella consegna e chiede soprattutto alle regioni un accordo di solidarietà per garantire i richiami a tutti. Anche perché, come ha riferito anche il commissario Domenico Arcuri, la prossima settimana ci sarà una pur lieve ulteriore riduzione delle consegne, fatto per il quale lo stesso Arcuri ha dichiarato di valutare la presentazione di un esposto alla Procura per impatto sulla salute ed inadempimento del contratto pubblico. Il TAR della Campania intanto si è pronunciato oggi sull'ordinanza relativa all'attività scolastica nella regione, stabilendo l'adeguamento delle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola primaria. La regione aveva già consentito l'attività didattica in presenza fino alla terza classe elementare, cui si aggiungono ora anche la quarta e la quinta, a partire da domani. Lo scrive in una nota ufficiale l'unità di crisi della Regione Campania. Rimangono quindi in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza restano pertanto sospese fino al prossimo 23 gennaio. Per la secondaria di secondo grado si deciderà, come prevista dall'ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio, alla luce delle verifiche dell'unità di crisi. A breve poi sarà emanata un'ordinanza che riassumerà l'insieme delle decisioni relative all'attività scolastica, coerenti con quanto stabilito. Sarà consentito inoltre ai sindaci e alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali. Una parte della facciata della chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, conosciuta come del Rosariello, è crollata per cause in corso di accertamento stamane in piazza Cavour al centro di Napoli. Crollato anche un solaio con parte dell'edificio adiacente alla chiesa. Secondo quanto si apprende dalla Polizia Municipale, che con i Vigili del Fuoco ha fatto numerosi accertamenti, non vi sarebbero feriti. Il crollo è avvenuto intorno alle ore 8, la zona è molto frequentata. Accanto alla chiesa vi è la salita a stella utilizzata da automobilisti e pedoni, così come tutta l'area di piazza Cavour. La Polizia di Stato di Salerno ha eseguito stamane una vasta operazione contro le infiltrazioni nel settore del trasporto infermi e onoranze funebri. La squadra mobile della Questura, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato,
su delega della Procura della Repubblica di Salerno, ha in particolare eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore di Capaccio Pestum e altre 10 persone, accusate a vario titolo di intestazione fittizia di beni, riciclaggio, rimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, peculato, abuso d'ufficio e falso, turbata libertà degli incanti e emissione di fatture per operazioni inesistenti. Contestualmente la divisione anticrimine della Questura ha eseguito anche un provvedimento di sequestro di prevenzione ai sensi della normativa antimafia su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Salerno concernente beni di associazioni di soccorso pubblico e ulteriori assetti societari per un valore di circa 16 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Firenze ha compiuto una maxi operazione antimafia eseguendo 34 misure cautelari a altrettanti soggetti accusati di avere un legame con il clan dei Casalesi. Queste persone operavano in Toscana con delle società edilizie, investendo anche nell'immobiliare. Le forze dell'ordine hanno anche sottoposto a sequestro beni di valore superiore agli 8 milioni di euro. Le operazioni hanno toccato varie città, tra cui Firenze, Pistoia, Reggio Emilia, Modena, Roma, Bologna, Caserta e Isernia. Nuovo bollettino di aggiornamento pandemico anche per la provincia di Caserta, come di consueto diramato dall'ASL locale. Si certificano 139 nuovi positivi, 186 guariti e 10 deceduti. Il numero di tamponi processati è 2019 per un tasso di incidenza pari al 6,8%, in linea con quanto evidenziato nelle 24 ore precedenti. Maddaloni continua a essere la città con il maggior numero di contagiati con 276, seguita da Mondragone con 202 e Caserta con 189. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha scritto una lunga lettera per l'insediamento del nuovo vescovo di Caserta, Monsignor Pietro Lagnese. Eminenza reverendissima, caro Don Pietro, scrive, è con infinita gioia che accolgo il suo arrivo nella comunità casertana, terra che lei ben conosce e di cui è figlio. Nel suo primo messaggio ha chiesto di non essere lasciato solo. Io le prometto, Eminenza, sarò sempre al suo fianco come persona e come sindaco di Caserta. Sempre e soprattutto in questo periodo difficile, dagli orizzonti incerti per tutta la nostra gente. L'esperienza delle ultime settimane con i contagi in preoccupante risalita paralizza le nostre famiglie e l'intera società, ma la fede ci porta a reagire. La fiducia alimentata dalla preghiera non ci abbandona. Caserta è diventato il popolo della speranza e con lei il nostro faro di fede, dopo che si è spento quello di Monsignor Dalise, lo diventerà sempre di più. Questo impegno è per la società civile, per noi amministratori, un atto di responsabilità, ma lo è anche la Chiesa in quanto polis. Diamoci la mano, facciamoci coraggio, con lei al nostro fianco, Monsignor Lagnese, conclude il sindaco Marino, questo cammino sarà meno faticoso e incerto. Passiamo come di consueto anche allo sport, parliamo di Serie C, Girone C. Buona la terza per la casertana che vince 1-0 di misura in trasferta contro il Bisceglie al Ventura. La rete di Cuppone in apertura a secondo tempo regala 3 punti pesanti per la classifica dei Falchetti che lasciano così alle spalle la zona play-out, rilanciandosi persino per i play-off considerando la gara ancora da recuperare contro la Juve Stabia la prossima settimana. Mister Guidi getta nella mischia il bomber Gigi Castaldo dal primo minuto e si affida ancora a tutta l'esperienza dei nuovi acquisti del Grosso e Turchetta, mentre l'ultimo arrivato Rillo parte dalla panchina. Inizio di marca rosso-blu, ma il Bisceglie dimostra di rimanere sempre in partita, anche quando subisce la rete dello svantaggio dal solito Cuppone che supera Russo. La casertana è brava a gestire e potrebbe centrare il raddoppio occasioni con Castaldo e Santoro, ma il Bisceglie è pericoloso all'ultimo respiro con il portiere dei Falchetti Avella che salva distinto il risultato su un fendente preciso di Zagaria. Da segnalare al 47esimo l'infortunio di Konaté per acciacco muscolare. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi e vi ricordo alle 21.30 un nuovo appuntamento con il personaggio, quindi mi raccomando restate sintonizzati con Teleprima. Inoltre appuntamento anche a domani come di consueto alle 6.55 live con la nostra rassegna stampa. Buona serata.